Sono sul dondolo disegnato da Cesare Leonardi e Franca Staggi nella casa archivio di Cesare Leonardi, il luogo ideale per lanciare una nuova impresa modenese. Sul dondolo è ovvio che è bello leggere, il dondolo è il luogo ideale per fare dondolare le idee. Da questo dondolio è nata l'idea di fare una casa editrice digitale del Comune di Modena e delle biblioteche di Modena. Io mi chiamo Beppe Cottafavi, da 30 anni mi occupo di editoria e ho pensato che fosse giusto di nuovo raccogliere le energie intellettuali di questa città. Questo era un segno magistrale del saper fare modenese degli anni 60. Oggi Modena, che sa tanto fare attraverso il suo cuoco, attraverso il suo tenore, attraverso il suo costruttore di automobili, scende in campo anche come città della scrittura. Abbiamo chiamato a raccolta le migliori energie modenesi, da Walter Siti a Marco Sant'Agata. Pubblicheremo un inedito che ho trovato di Edmondo Berselli. Marco Sant'Agata ha vinto il premio Campiello, Walter Siti ha vinto il premio Strega. Ho trovato anche un giovanissimo modenese finalista al premio Calvino, che si chiama Alessandro Calabrese, che pubblicherà qui il suo primo romanzo, un romanzo molto interessante, molto divertente, dove bande di ragazzi si sfidano, si drogano e si picchiano nella zona della MCM. Le nostre storie sono fatte non solo di parole, ma anche di disegni e segni. Abbiamo messo al lavoro un bravissimo disegnatore modenese che si chiama Marino Neri, il quale sta per questa nuova casa editrice disegnando un graphic novel con gli zombie ambientato nelle periferie modenesi. Mancava una donna, che è Elena Bellei, la quale ha scritto un romanzo molto interessante ambientato nel mondo delle paltadore della manifattura tabacchi, intitolato Oriele e la fabbrica del tabacco. Ecco, queste sono le prime uscite che noi presenteremo tra poco tempo a Tempo dei Libri a Milano, lanciando questa nuova iniziativa, che credo sia la prima al mondo, una casa editrice digitale gestita da un comune e da una eccellenza di questo comune, che sono le sue biblioteche.